libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di You Slow Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati, in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 7:45. Tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. You Slow Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia. You Slow Web Radio, avvocati in diretta. E siamo nuovamente in diretta, sempre il primo maggio del 2016, sono le 21, 29 e 54 secondi. Ancora qualche secondo per iniziare una diretta sperimentale. Lo abbiamo annunciato prima in Avvocati in diretta, nello speciale Magistratura Onoraria, e adesso proviamo da quest'oggi, con l'inizio del palinsesto di maggio, ad andare in diretta anche con delle puntate di Presi per il Web. Presi per il Web è una sorta di show che va su Radio Radicale ed è curato da Marco Scialdone, da Fulvio Sarzana, Marco Ciaffone, da Marco Perduca. Ringraziamo quindi Radio Radicale che ci consente la messa in onda. Oggi sperimentalmente mandiamo la puntata del 13 marzo ultimo scorso, puntata nella quale si trattava di cyberbullismo e minori sul web, a cura appunto di Fulvio Sarzana, Marco Scialdone. Ospiti in studio Massimo Enrico Baroni del Movimento 5 Stelle ed Emma Pietrafresa, ricercatrice, Stati Generali dell'Innovazione, e sentiremo anche in collegamento telefonico Remigio Del Grosso. Ricordo a tutti i colleghi che da domenica prossima la trasmissione avverrà a rete unificate, Radio Radicale con Presi per il Web, anche su You Slow Web Radio. Sono Andrea Pontecorvo da Roma, vi ringrazio per l'ascolto, sono le 21, 31 minuti e 30 secondi, andiamo a sentire la puntata di Presi per il Web. Che si occupa di tematiche attinenti ai diritti civili e specificamente ai diritti civili sul web. Prima di cominciare la nostra puntata lascio la parola a Marco Scialdone per un saluto particolare. Sì, volevamo fare un saluto a Marco Pannella. Noi ormai da 3 anni, quando arriviamo in studio qui, c'era il consueto scambio di consegne, perché lui finiva la conversazione alle 7, noi iniziamo in diretta alle 7:30 e quindi era sempre un momento per uno scambio di vedute. Gli facciamo gli auguri perché la sua salute si riprenda al meglio e questo scambio possa riprendere il prima possibile. Grazie Marco. Presi per il Web, vogliamo ricordare anche le modalità tramite le quali arrivare alla nostra trasmissione. Se interagire con noi questa sera via Twitter, c'è l'account @ Presi per il Web, c'è la pagina Facebook Presi per il Web. Adesso Fulvio introdurrà l'argomento della settimana. Se volete partecipare, scriveteci anche in privato, eventualmente volete intervenire in diretta telefonica e vi richiameremo. Allora, il tema di oggi è un tema molto discusso in questi ultimi tempi nelle aule parlamentari, ma non solo, anche tra i cittadini comuni, perché riguarda uno delle realtà più scottanti del web di questo ultimo periodo. Stiamo parlando del cosiddetto il cyberbullismo o il bullismo online. Che cos'è il cyberbullismo? È una forma di disagio relazionale, di prevaricazione perpetrata tramite i nuovi mezzi di comunicazione come l'email, gli sms, i blog, i telefoni cellulari e il web in generale. Nelle comunità virtuali il cyberbullismo può anche assumere diciamo la connotazione di una prevaricazione di gruppo, anche con messaggi ad esempio contenenti allusioni sessuali. Solitamente il cyberbullo agisce in anonimato, talvolta non si preoccupa di nascondere la propria identità. Rispetto al bullismo tradizionale, l'uso dei mezzi elettronici conferisce al cyberbullismo alcune caratteristiche proprie. Innanzitutto, abbiamo detto, tendenzialmente l'anonimato del molestatore, la difficile reperibilità, l'indebolimento delle remore etiche, l'assenza di limiti spazio-temporali.
Per parlare di questo tema abbiamo oggi due ospiti di eccezione: Massimo Enrico Baroni, parlamentare del Movimento 5 Stelle presso la Camera dei Deputati e la Commissione Affari Sociali, e psicologo che salutiamo. E buonasera a tutti i radioascoltatori. Abbiamo anche Emma Pietrafesa, ricercatrice. Abbiamo oggi, dobbiamo scusarci con la dottoressa Pietrafesa perché oggi l'avevamo indicata come giornalista freelance, è un errore di cui ci scusiamo. In realtà Emma Pietrafesa è una ricercatrice, si occupa del tema del cyberbullismo ma anche delle relazioni con i media. Salutiamo quindi Emma Pietrafesa. Buonasera a tutti. Bene. Allora Baroni, lei, oltre che essere un parlamentare e occuparsi quindi all'interno del Parlamento di questi temi, è anche uno psicologo. Si è laureato all'Università della Sapienza di Roma nel 2005, ha svolto attività anche di specializzazione in psicologia clinica e soprattutto ha lavorato, come si vede anche dalla sua dichiarazione di intenti per le parlamentari del 2013, ha lavorato anche con la disabilità, ha partecipato anche a gruppi di volontariato, in qualche modo conosce già il tema perché l'ha visto direttamente sul campo. Quindi io le faccio una domanda prima di tutto da psicologo. Baroni, ma il bullismo, il cyberbullismo, sfugge alle definizioni tradizionali perché è difficile capire che cosa sia veramente questa attività di cyberbullismo, oppure le famiglie tendono a nascondere in qualche modo i disagi che possono avvenire all'interno delle famiglie? Cioè la domanda in pratica è: com'è possibile che la famiglia magari non si renda conto dell'insorgenza di un disagio che può poi portare a sfociare in forme anche di violenza sul web? Allora, avvocato Sarzana, innanzitutto, se lei mi permette, farei una breve introduzione. Certo. Su anche quello che facciamo, sulle differenze tra quello che tra un bullismo semplice e quello che invece in questo momento stiamo discutendo, ovvero il bullismo informatico. Molti sentono cyberbullismo e non capiscono bene il senso della parola. In verità è proprio questo tipo di bullismo informatico che riguarda per esempio le piattaforme Facebook oppure i gruppi WhatsApp, in cui molto spesso ci sono solo magari minorenni, e all'interno di questi gruppi di minorenni si possono instaurare e instillare anche delle dinamiche a volte non piacevoli o addirittura proprio culturalmente e psicologicamente violente. Alcuni dati importanti da dare anche all'interno della trasmissione sono quelle che in Italia abbiamo circa 17 milioni di minorenni e abbiamo 48 milioni di maggiorenni. Questo è piuttosto importante perché poi dobbiamo considerare che la piattaforma più usata dai minorenni è ovviamente Facebook, e su Facebook abbiamo un italiano su tre che è iscritto alla piattaforma Facebook. Ed è proprio su queste piattaforme, come tu mi dicevi, Fulvio, all'interno di un nostro incontro in cui approfondivamo il tema, ci abbiamo per esempio alcune piattaforme meno conosciute come ESC, e quello è un discorso assolutamente a parte. Però ecco, nel momento in cui abbiamo inquadrato questo fenomeno, cioè il fatto che ovviamente nel bullismo tradizionale, di cui è piena la letteratura italiana dalla Ginsburg, e si studia attraverso tantissimi insegnanti a scuola, perché la prevenzione della violenza culturale è un tema che è stato ben sviluppato dai nostri insegnanti italiani, è assolutamente nuovo questo tema del bullismo informatico, perché molto spesso gli stessi adulti, gli stessi insegnanti sono insegnanti a volte anziani, non c'è stato un rinnovo come chi ben sa che ha seguito il Job Act per quanto riguarda la buona scuola. Insomma, abbiamo un deficit di giovani insegnanti e quindi abbiamo delle problematiche in merito a un fenomeno estremamente attuale e rispetto al fatto che comunque non ci sono degli strumenti che possano aiutare i servizi sociali, gli insegnanti, a prevenire e a correggere fenomeni proprio di bullismo che avvengono sulle piattaforme informatiche. Ok. Allora, Pietrafesa, lei mi parlava prima
prima della trasmissione di dati, alcuni dati internazionali che possono inquadrare il tema. Mi diceva anche che lei va nelle scuole comunque per fare attività di, in qualche modo, di per far conoscere i ragazzi, di sensibilizzazione, le problematiche. Ecco, se volessimo dare qualche dato più preciso ai nostri radioascoltatori, di che dati stiamo parlando? Cioè il fenomeno, allora, cosa copre e quanto, appunto, quanto incide il fenomeno del cyberbullismo? Allora, intanto il fenomeno, come appunto si evidenziava, è relativamente nuovo in Italia, nel senso che non è stato studiato, ma ci sono paesi di matrice anglosassone molto avanzati come il Canada e Stati Uniti che hanno dei dataset di analisi fatte, di studi fatti da più di 20 anni, e i risultati che vengono fuori da queste analisi sono anche molto interessanti, perché sono, diciamo, un po' diversi da alcune impostazioni che vengono date qui in Italia. Intanto il problema, diciamo, coinvolge non solo le piattaforme social, ma tutta una serie, diciamo, di altre tipologie di strumenti che vengono attualmente utilizzati. Per esempio, probabilmente forse i dati a cui si faceva riferimento della piattaforma social Facebook in Italia non sono comparabili a quello del resto del mondo, perché in realtà invece la maggior parte, diciamo, delle attività che avvengono in questi casi a livello internazionale le ritroviamo o su Ask, come appunto si diceva, o su Snapchat, che è praticamente una tipologia di instant messaging, un po' come WhatsApp, di tipo, diciamo, anonimo, perché consente tra l'altro anche l'invio di, come dire, materiale, foto, video, che poi, secondo, diciamo, quello che è la credenza della maggior parte delle persone, spariscono, cioè hanno un tempo di durata limitato, nel senso che io posso impostare che quella foto sia visibile solamente per 5 minuti e poi la foto sparisce dall'account. In realtà non è così, ed è proprio su queste tipologie di piattaforme che in realtà i ragazzi si stanno spostando, perché ormai su Facebook ci sono i nonni, ci sono i genitori, diciamo c'è il mondo degli adulti. Tant'è vero che questa problematica è stata poi riscontrata perché è partita nelle scuole, ma in realtà è un filone di studi che negli ultimi anni, per esempio in Svezia e in Inghilterra, è arrivata addirittura nei luoghi di lavoro. Perché? Perché ci sono studi, appunto, fatti sui dataset australiani che hanno 20 anni, quindi hanno seguito le vittime e in qualche modo i carnefici di questi atti, si sono resi conto che chi era vittima di bullismo e cyberbullismo nel percorso scolastico lo diventava poi anche nei luoghi di lavoro. Quindi il risvolto, infatti, solitamente diciamo è un po' più complesso, perché riguarda un tema che è quello, diciamo, del cyber harassment, cioè delle molestie e delle violenze che avvengono online. La differenza nei riguardi del cyberbullismo è che il cyberbullismo, l'atto viene continuamente ripetuto. Quindi su questo, diciamo, poi a livello internazionale in qualche modo ci si è messi d'accordo sul cercare di identificare quali sono gli atti, perché in realtà un atto potrebbe essere anche un atto unico, ecco, isolato. Questo è un altro dei problemi che dal punto di vista normativo ci troviamo ad affrontare. Prima di affrontare il tema specificamente normativo, diciamo, che cos'è dal punto di vista giuridico il cyberbullismo, però voglio ricordare ai nostri radioascoltatori che ieri è uscita, ne ha parlato anche l'ANSA, un'indagine che è stata compiuta dal Censis in collaborazione con la Polizia Postale e delle Comunicazioni, che ci dà dei dati che in realtà sembrano dei dati preoccupanti, perché addirittura secondo questo studio per il 77% dei presidi delle scuole italiane medie e superiori internet è l'ambiente dove avvengono più frequentemente i fenomeni di bullismo, più che nei luoghi di aggregazione dei giovani il 47%, nel tragitto tra casa e scuola il 35% o all'interno della scuola stessa nel 24% dei casi. Addirittura il 52% dei presidi ha dovuto gestire personalmente episodi di cyberbullismo. Il 10 nei casi di sexting, e poi chiederemo ai nostri ospiti di spiegare che cos'è, e il 3% di adescamento online. Per il 45% dei presidi il cyberbullismo è interessato non più del 5% dei loro studenti, quindi, diciamo, accade, ma probabilmente con una percentuale non così elevata allo stato attuale. Ma per il 18% dei dirigenti scolastici il sexting vede coinvolto tra il 5 e il 30% dei ragazzi. Allora, Pietra Fesa, innanzitutto diciamo ai nostri spettatori, perché ovviamente non tutti sanno o possono sapere questi nuovi termini, no? Certo. Finché la Crusca dirà che sexting come petaloso è un termine che è entrato nel nostro linguaggio, dobbiamo un pochino spiegare. Allora, innanzitutto,
che cosa pensa lei e poi che cosa ne pensa Baroni di questi dati e che cos'è però per i nostri spettatori, che cos'è il sexting? Allora, il sexting è praticamente lo scambio e l'invio di materiale che possono essere foto o testo, diciamo, a sfondo sessuale, e che ovviamente avviene tra i ragazzi, ed è questo il fenomeno che in realtà è in aumento, perché il dato del 5% del cyberbullismo si attesta, diciamo, a quella che è la media europea dello studio, il migliore studio che è stato fatto sull'argomento da EU Kids Online, e che appunto riporta la media europea al 6%. In realtà l'Italia è un po' più bassa, perché sappiamo che in Italia abbiamo comunque un deficit di competenze digitali. Sono interessanti però questi, diciamo, dati, secondo me, perché in qualche modo rilevano quello che avviene in maniera contraria in tutto il resto del mondo. Sono usciti dei nuovi studi in Irlanda che hanno praticamente sostenuto la correlazione del fatto che in realtà il cyberbullismo non è più, come dire, evidente quando è isolato, ma quando si va a legare appunto ad episodi di bullismo. Okay. Quindi non è che mi stupisce, mi preoccupa che invece per la situazione italiana vi sia una preponderanza, diciamo, nell'utilizzo praticamente della rete, che invece dovrebbe essere appunto, come dire, un driver di innovazione, di sviluppo, e non utilizzata invece in questo modo con una distorsione. Pietra Fresa, una cosa che mi è balzata agli occhi è che in prevalenza, secondo questo studio, compiere il cyberbullismo sono ragazze. Sì, questo è verissimo, e si attesta con i dati internazionali. Che ci sia questa questo già, diciamo, dal 2012 ci sono alcuni studi che l'hanno evidenziato, perché in effetti nelle comunicazioni online, laddove non viene espresso comunque il genere, o comunque laddove non è evidente il genere, si è riuscito a ricavare che le ragazze sono più autrici di reato di cyberbullismo, mentre invece per l'abullismo per questa caratterizzazione di genere, cioè è stata indagata, cioè per quale motivo gli altri. Sì, è stato indagato perché invece sul bullismo tradizionale sono più, diciamo, i ragazzi ad essere vittime artefici, e nelle rilevazioni invece che hanno fatto, ripeto, sugli studi anglosassoni. Ma perché è una questione di un bullismo più intellettuale, meno fisico, per questo motivo, oppure sono altre ragioni? Probabilmente, perché comunque c'è intanto il discorso che ci sono alcuni tipi di piattaforme, e in questo rientra il discorso delle tipologie di piattaforme social che sono utilizzate maggiormente dalle ragazze, e sono per lo più, per esempio, le piattaforme tipo Instagram di condivisione delle foto. Tant'è vero che la maggior parte, diciamo, delle molestie che poi arrivano e di cui le ragazze in qualche modo sono, come dire, vittime o artefici, riguardano ovviamente il discorso. Ecco, Baroni, sempre secondo questa ricerca, il 78% dei presidi dicono che i cyberbulli colpiscono i ragazzi psicologicamente più deboli. Per l'81% dei dirigenti scolastici, i genitori tendono a minimizzare il problema, ritenendo il bullismo digitale poco più che uno scherzo tra ragazzi. Per il 49% dei presidi, la maggiore difficoltà da affrontare è proprio rendere consapevoli i genitori della gravità dell'accaduto, e per il 20% addirittura fargli capire cosa esattamente sia successo. Allora, Baroni, lei è un psicologo e psicoterapeuta. Quanto conta un'eventuale fragilità del ragazzo vittima del cyberbullismo, e quanto conta la mancanza di presa di consapevolezza da parte della famiglia del problema nel far esplodere il fenomeno del cyberbullismo? Cioè, quanto le aggregazioni familiari e la caratteristica del giovane possono far esplodere il fenomeno del cyberbullismo? Quanto sono importanti, diciamo, in questo fenomeno? Allora, mi fa molto piacere che stiamo parlando proprio secondo me, del cuore del problema, che è un problema comunque, anche se con sintomi nuovi, estremamente nuovi, postmoderni, come va tanto di moda chiamare questo tipo di situazioni, e questo tipo anche di sviluppo di queste problematiche. Il problema ha anche un cuore molto antico, e in questo momento è il problema della fragilità non tanto dei ragazzi, ma proprio delle famiglie e dell'identità familiare, o comunque di una cultura familiare, e anche soprattutto la fragilità anche di una cultura istituzionale, perché fino a che punto un preside, un direttore scolastico è effettivamente consapevole di quello che succede all'interno delle dinamiche nascoste dei telefonini dei suoi ragazzi o dello stesso insegnante, dal momento che sono gli stessi dirigenti che imputano poi l'inconsapevolezza agli stessi genitori. Allora, vorremmo evitare di creare una partita di giro in cui tutti puntano il dito contro tutti,
in cui sostanzialmente poi si cerca di aiutare il ragazzo, ma non si capisce come aiutare il ragazzo. Allora, prima cosa dobbiamo ricordare che l'istituto del bullismo o del cyberbullismo è caratterizzato molto spesso, per quanto riguarda soprattutto i minorenni, dall'inconsapevolezza della persona nel momento in cui viene imputata a carattere in maniera informale o attraverso una notizia di reato di bullismo. Questo è un dato importantissimo, perché nel momento in cui abbiamo una frammentazione incredibile dei servizi sociali, abbiamo una frammentazione incredibile delle responsabilità istituzionali, cioè è responsabile l'assistente sociale del municipio, è responsabile uno psicologo scolastico che però non è obbligatorio per legge, è responsabile un dirigente scolastico, è responsabile un insegnante, è responsabile un genitore, che magari sono anche famiglie estremamente in difficoltà, perché i dati di povertà relativa ci dicono che 9 milioni di italiani in questo momento sono sotto la soglia di povertà relativa, per cui nel momento in cui magari una mamma è costretta a fare delle pulizie o il padre è disoccupato, lavora solo part time, vi assicuro che nella disperazione, nella ricerca di un lavoro, c'è anche l'implicito che il ragazzo dovrebbe mettersi in aiuto, a disposizione della famiglia, mentre il ragazzo si sente sempre più abbandonato ed è anche facile che si butti all'interno di un'identità secondaria che è l'identità online. Per cui il dato importante è, per esempio, andiamo a vedere su Roma, andiamo a vedere la proposta di legge sul cyberbullismo, sul bullismo informatico. Si prevede 220.000 euro. No, solo questo piccolo dato. Vogliamo appunto... Perché devo chiudere con questo punto. La legge, però, facciamo riferimento... Si prevede 220.000 euro. Diciamo perché il Movimento 5 Stelle ha fatto una proposta di legge. Ma analizziamo la proposta di legge. Questa è una proposta di legge a quota maggioranza. È una proposta di legge su cui il Movimento 5 Stelle cerca di migliorare un provvedimento. Okay. Ma è una proposta di legge della maggioranza. Nel momento in cui dei legislatori, due Camere del Senato, tra Senato e Camera dei Deputati, si mettono a legiferare sul bullismo che non ha neanche una fattispecie definita dall'ordinamento italiano, figuriamoci il bullismo informatico, cioè si vorrebbe definire il bullismo informatico senza avere una fattispecie giuridica di bullismo, perché dobbiamo andare a cercare tutti gli altri reati. Quindi sono state fatte delle audizioni ed è stato visto immediatamente che i maggiori esperti, che sono presidenti dei tribunali per minori, che sono professori ordinari per quanto riguarda diritto penale o diritto penale relativo a minorenni, eccetera, eccetera, ci hanno detto: uno, non vi azzardate a mettere un reato penale sul cyberbullismo, sul bullismo informatico, perché voi legislatori siete i primi che non mettete una lira nella prevenzione primaria di quelle fragilità, proprio di quelle fragilità di una famiglia che in questo momento è necessariamente inchiodata da tutta una serie di situazioni che conosciamo bene. E in secondo luogo, secondo me, è veramente umiliante da parte del governo far lavorare tantissimo una Camera al Parlamento, una Camera al Senato, una Camera, la Camera dei Deputati, per determinare 220.000 euro per la gestione che sarà frammentaria su tutto il territorio italiano, quando abbiamo dei SISMIF a Roma, cioè dei servizi integrati per il sostegno alla famiglia all'interno delle famiglie, per il sostegno dei minori all'interno della famiglia, che già fanno questo tipo di lavoro, perché è un lavoro integrato. E cosa fa il legislatore? Continua a frammentare, a parcellizzare tutta una serie di situazioni, di interventi, nel momento in cui non riesce a sostenere in maniera fattiva, in maniera concreta, i consultori familiari, le stesse scuole che non hanno l'obbligatorietà di uno psicologo. Noi abbiamo previsto, per esempio, almeno un responsabile tra gli insegnanti esperto di cyberbullismo che venga, per esempio, indicato dal direttore della scuola, in modo che tutte le famiglie sanno che se hanno problemi di cyberbullismo con il proprio ragazzo possono andare da questo esperto volontario insegnante. Se posso... facciamo solo un passo indietro, perché il portavoce Baroni ha parlato di queste proposte, però dobbiamo spiegare un pochino diciamo ai nostri ascoltatori di che cosa si parla. In Parlamento pendono diverse proposte di legge che intendono regolamentare il cyberbullismo. Una di queste proposte di legge è già stata licenziata al Senato e adesso
adesso è ritornata alla Camera. Stiamo parlando di questo, il portavoce Baroni ha fatto riferimento a questo. Nel frattempo altre forze politiche, tra le quali anche il Movimento 5 Stelle, ha presentato delle proposte di legge che intendono in qualche modo regolare il fenomeno del cyberbullismo. Alcune di queste proposte di legge prevedono appunto la modifica di alcune norme del codice penale per poter cercare di ricomprendere al proprio interno le fattispecie di cyberbullismo, perché come sappiamo, come diceva giustamente il portavoce Baroni, è difficile dare una spiegazione normativa a un fenomeno così fluido come può essere il cyberbullismo, perché ci sono dal momento in cui il bullismo neanche è definito a livello giuridico, non si sa nemmeno che cosa sia, cioè non è una fattispecie di reato, bisogna arrivare ad altre fattispecie. Quindi diciamo c'è questa proposta di legge che in qualche modo alcuni parlamentari, in realtà alcune forze politiche, hanno proposto l'introduzione di alcuni reati. Non mi sembra che sia questa la scelta invece del Movimento 5 Stelle, che ha cercato di puntare sulla prevenzione, comunque sulla possibilità di una risposta rapida dell'ordinamento anche a fenomeni che possono accadere. Dobbiamo però adesso salutare, ed è in collegamento telefonico con noi, Remigio Del Grosso, che è il vicepresidente del Consiglio Nazionale Utenti. Del Grosso è con noi? Sì, buonasera a tutti. Buonasera Del Grosso, lei è anche vicepresidente del Comitato Media e Minori. La domanda che io le vorrei fare è come può in qualche modo l'istituzione prevenire fatti di questo tipo, o meglio, nelle nuove forme di comunicazione, che cosa possono fare le istituzioni per evitare che in qualche modo determinati linguaggi possano poi indurre a comportamenti in qualche modo simili a quelli del cyberbullismo? Guardi, potrebbero fare molto, ma in realtà fanno molto poco. Per le istituzioni il problema di tutelare i minori non esiste. Questo è il quadro desolante della situazione. Esattamente. E voglio farle un esempio. L'ultimo responsabile politico che si occupò del problema della tutela dei minori fu Antonio Catricalà, che al di là delle sue vicinanze politiche prese a cuore il problema dei minori. Dopo alcuni anni che il Comitato Media e Minori era stato cancellato dal Ministero dello Sviluppo Economico, fu da Catricalà ricostituito. Andato via Catricalà, il Comitato Media e Minori è andato via via decadendo, perdendo tutti i propri membri. Il nuovo sottosegretario allo sviluppo economico non si è preoccupato di sostituirli, e noi quindi andiamo avanti stentatamente con le stampelle, cercando di riunirsi, cercando di raggiungere sempre il numero dei componenti necessari per riunirsi. E su, anche sul fenomeno del cyberbullismo, Catricalà cercò di istituire un tavolo che si occupasse della faccenda. Andato via lui, il tavolo non si è più riunito. Quindi questo è un esempio per dire di come le istituzioni si occupano del problema, ma ne potrei fare tantissimi. E le faccia Del Grosso, siamo qui per farli. Perché il problema del cyberbullismo è che come... nessun bambino nasce cattivo, nessuno nasce assassino, nessuno nasce bullo. Il problema, come diceva io leggo spesso Emma su Facebook, come giustamente diceva Emma su Facebook, il problema non è tanto regolamentare, perché in Italia non si risolve il problema facendo le leggi. Non siamo in America, dove ogni Stato, come ci ha fatto leggere Emma, ha fatto le sue leggi sul cyberbullismo, le applica, le disciplina e prevede delle sanzioni. L'America è il paese dove l'agente della polizia stradale si nasconde dietro alla curva, e quando una macchina supera una determinata velocità ti rincorre e ti sanziona. In Italia, se l'autovelox non è segnalato 400 metri prima, la multa non la paghi. Questa è l'Italia, e così tutte le leggi che ci sono. Ci sono fior di leggi, fior di regolamenti di tutela dei minori. Il comitato, come dicevo, il Comitato Media e Minori, che si dovrebbe fra l'altro occupare anche di cyberbullismo, ma non ha ancora avuto queste funzioni, segnala quello che può segnalare all'autorità per le garanzie delle comunicazioni. Il 5%, se siamo ottimisti,
viene sanzionato dall'autorità, il resto viene archiviato perché non c'è da parte delle istituzioni la sensibilità sul problema. L'altro gravissimo problema è quello dei social. I social, ci sono persone sui social, scrivono persone intelligentissime come Emma, come Flavia Marziano, che parlano di Flavia Marziano, che parlano di cose serie, ma la maggior parte parla, è un degrado continuo, voglio dire, ma non da parte dei giovani che prendono il cattivo esempio, da parte degli adulti. C'è un linguaggio violento, c'è un'istigazione al fascismo, c'è un'istigazione alla blasfemia, alle bestemmie, e quando poi si segnala a Facebook questi determinati comportamenti, lo sa cosa risponde Facebook? Che risponde agli standard del social. E a questo punto cadono le braccia, perché quando un giovane poi non è tanto internet con le immagini pornografiche che possono vedere, è proprio questo linguaggio degradante che c'è sui social, che invita le persone più indifese, come sono i giovani, magari non voglio fare razzismo, ma insomma quelli meno intelligenti, che invita a fare lo stesso. Quando una ragazza, una bambina o una ragazza viene raggiunta da determinate frasi e da determinati atteggiamenti, diciamo, di bullismo, nel migliore dei casi lascia la scuola, ma nel peggiore dei casi può anche tentare il suicidio. E questo è il dramma della situazione. Che si può consigliare ai giovani, se io fossi un genitore, di non fare come la Gertrude dei Promessi Sposi, che la sventurata rispose, deve ignorare determinate provocazioni che abbondano sui social e abbondano sui telefonini. Il grosso, mi pare di capire, sono Scialdone, mi pare di capire che lei è d'accordo con il compianto Umberto Eco, che diceva con i social parola legione di imbecilli. Non al 100%, perché se i social si sanno usare nel modo giusto, sono una democrazia di informazione, sono uno scambio di informazioni. Beh, se non ci fossero i social del grosso, se non ci fossero i social, non saremmo. No, peraltro mi facevano notare un messaggio che ci arrivava proprio sui social, su Facebook, in questo caso Mauro Alovisio, mi faceva notare che in realtà poi i social ed internet sono lo strumento anche per la denuncia o per la conoscenza di fenomeni di bullismo. Ricordava il caso delle violenze denunciate con il caso famoso Google VV Down, dove proprio grazie a un video postato su YouTube si era scoperta questa violenza di cui era vittima il minore, e poi c'è stata tutta una vicenda giudiziaria. Certo, bisogna usarli con intelligenza i social, perché in un momento in cui la grande informazione è tutta omologata, le televisioni sono tutte omologate, ci rimangono solo i social per documentarci per davvero. Però bisogna usarli con intelligenza, bisogna capire chi scrive le cose sensate e chi no. Ecco, volevo sentire invece da Baroni, perché ho avuto modo di leggere anche le varie proposte di legge che sono state fatte in tema, la proposta di legge anche del Movimento 5 Stelle, prima firmataria la parlamentare Maria Lucia Lorefice, tiene in considerazione anche il tema dei social media nel, ad esempio, rispondere rapidamente all'esigenza del giovane che in qualche modo si vede coinvolto in una fattispecie, quindi è vittima di cyberbullismo, per cercare di non far approfondire, diciamola, magari con una foto di carattere sessuale esplicita, per cercare di poter rimuovere rapidamente dal web in qualche modo le immagini e le informazioni che lo possono ledere. È ipotizzabile una collaborazione da parte dei social in grado di poter non creare quello stato di tensione, di panico, che possono portare eventualmente poi il minore a gesti estremi? Cioè, è possibile pensare a un certo punto che se un bullo metta delle foto della persona, magari facendo delle mettendo delle foto del minore in condizioni in qualche modo che possono essere vergognose per lo stesso minore, è possibile pensare a forme di reazione rapida di cancellazione per esempio dei contenuti, Baroni? Secondo lei? Allora, secondo me non solo è possibile, ma dovrebbe essere proprio obbligatorio. Ma la questione è culturale, come dicevo prima Fulvio.
Noi non possiamo pensare che il Senato della Repubblica ha previsto 220.000 euro, un appartamento e mezzo da dedicare alla prevenzione sul cyberbullismo, perché alcuni senatori preoccupati per i loro figli si sono attivati sul tema perché improvvisamente hanno scoperto che il settore è sotto controllo. Non è possibile che la Regione Lazio con Zingaretti abbia fatto una legge regionale di 7 articoli in cui prevede 100.000 euro, cioè non ci compri nemmeno un appartamento. Allora, noi stiamo facendo lavorare legislatori con ore, con una serie proprio di costi da parte delle istituzioni per far lavorare queste legislature che vanno a farfalle, stanno andando letteralmente a farfalle, perché fare delle leggi con queste disposizioni finanziarie su un tema così complicato come è il bullismo informatico, in cui basta fare una semplice analisi della domanda. I ragazzi stanno male, manifestano in maniera chiara, inequivocabile, che vogliono comunicare in maniera violenta oppure vogliono comunicare in maniera sbagliata determinate loro ansie esistenziali, e invece di intervenire con dei provvedimenti strutturali sulla famiglia che garantisca un attimo di ossigeno, di respiro a un padre e una madre che, abbiamo già detto prima, hanno dei problemi di soldi, di disoccupazione gravissime, si danno delle briciole ad un terzo settore che sarà specializzato unicamente su quella problematica. Quando questo tipo di problema andremo a scoprire, poi incredibilmente scopriremo l'acqua calda, che chi ha problematiche di bullismo informatico ha tutta un'altra serie di problematiche a casa, o ha tutta un'altra serie di problematiche proprio di gestione della propria adolescenza o di gestione della propria, delle proprie dinamiche a scuola. Faremo questa scoperta incredibile, però ci vogliamo fissare sul bullismo informatico, quando non si investe una lira in prevenzione primaria, cioè evitare il disagio, la povertà, le difficoltà di queste famiglie, non si investe una lira in un reddito di dignità, o come vuole il 5 Stelle, di cittadinanza, che veramente darebbe respiro. Quando l'aereo inizia a cadere escono giù le mascherine dell'ossigeno e le istruzioni dicono che prima deve essere la mamma a mettersi l'ossigeno, prima di mettere l'ossigeno al proprio figlio. Se noi non diamo ossigeno alle mamme, come possiamo pensare di cercare di inviare tutta una serie di istituzioni, direttori, assistenti sociali, che nel frattempo sono oberati di questioni incredibili, con le scuole che crollano, gli assistenti sociali che hanno talmente tanta domanda che non riescono neanche a gestire le stesse domande di aiuto. E poi ci stupiamo che al sesto municipio, che corrisponde a un capoluogo di provincia, fanno delle grandi, il presidente del sesto municipio spara i fuochi d'artificio perché hanno permesso di attivare 10 nuovi progetti di sostegno integrato in famiglia, 10 su un capoluogo di provincia, questo con i fondi strutturali del Comune di Roma. Con quel sesto municipio stiamo parlando di centinaia di migliaia di persone, e prevedono 10 nuovi progetti in casa per seguire dei minori con difficoltà. Allora, qui le istituzioni stanno sbagliando completamente. Questa è una proposta di legge in quota maggioranza, perché voleva mettere un bavaglio a internet, perché voleva mettere un bavaglio a una libertà di comunicazione, quando questa libertà di comunicazione fa vedere il sintomo del disagio. Questi sono i sintomi del disagio, vogliono mettere il bavaglio ai sintomi del disagio, senza investire in felicità, senza investire in provvedimenti strutturali per la popolazione italiana, che ovviamente vanno a minorenni. Tra l'altro, Baroni, proprio mentre lei parlava, ci twittava questa insegnante Elisabetta, che ci diceva appunto: consapevolezza prima degli adulti e poi Elisabetta ragazzi. Nanni. Ecco, Pietra Fesa, lei proprio su questo vedevo sì, che annuiva. Devo dire, ho letto anch'io questa proposta di legge del Consiglio regionale del Lazio. Ho letto una dichiarazione anche di Leodori del PD, dice: il Consiglio regionale del Lazio sta discutendo una proposta di legge sul bullismo, sul cyberbullismo. Ora, a prescindere dalla circostanza che non capisco come si possa, come consiglio regionale, poi stabilire temi che devono essere evidentemente di rilevanza nazionale, credo, quantomeno dobbiamo dare una definizione generale, però appunto penso che sia più un problema di consapevolezza e di educazione delle famiglie, dei giovani, più che un problema di scrivere ulteriori norme
come dire, allungando l'enorme pletora, voglio dire, lo dice un avvocato, ma basta con tutte queste leggi che devono andare a regolare. Noi dobbiamo cercare di prevenire i fenomeni, non di andare, ha ragione Baroni quando dice che insomma, non andiamo a colpire solamente i sintomi, perché ecco, ci sono proposte normative che prevedono di istituire reati collegati a quello del no, attraverso lo stalking informatico. Insomma, io sono completamente contrario a questa ipotesi di ulteriori inasprimento. Lei che cosa ne pensa? Vedevo che annuiva prima. Io che volevo cosa pensa, infatti, lei? Riprendere un punto del dottor Del Grosso che giustamente faceva riferimento all'utilizzo dei social media. Noi in Italia siamo, rispetto ai livelli europei, il maggiore paese che utilizza social media. Il problema è che lo usiamo male. E questo perché? Perché invece per l'index DESI, che sappiamo tutti qual è, siamo a quattro ultimi posti, cioè l'indice che praticamente determina quella che è l'economia digitale del settore. E perché dico Spieghiamo questo? Sempre ai nostri ascoltatori, sì, ovviamente. Sì. Perché dico questo? Dico questo perché infatti gli studi internazionali, in particolare anche la rilevazione fatta da EU Kids Online, sì, ha rilevato che dove ci sono maggiori competenze da parte dei ragazzi ci sono meno fenomeni legati appunto a queste tipologie di atti. Quindi è fondamentale ed è normale che la consapevolezza, diciamo, parta anche da una conoscenza. Quello che diceva Elisabetta, che immagino sia Elisabetta Nanni, è, diciamo, l'altro tassello. Quale? L'Italia è il paese che è ai primi posti in classifica riguardo al fatto che i genitori non hanno consapevolezza di ciò che i propri figli fanno online. Oltre l'80% dei genitori non sa assolutamente cosa facciano i figli e ha, tra l'altro, una serie di deficit dovuti appunto a dei divari culturali e digitali nei confronti dell'utilizzo delle tecnologie. Questo che vuol dire? Che ovviamente se io, diciamo, permetto a mio figlio di 9-10 anni, e questo lo dico con cognizione di causa perché andando nelle scuole purtroppo mi ci ritrovo con questi ragazzi, di aprire il profilo sui social, non solo lo prometto di aprirglielo, ma glielo apro io stesso, a 9-10 anni, laddove sappiamo che c'è una normativa legata alle condizioni d'uso della piattaforma che obbliga, diciamo, almeno ad avere 13 anni, è forse un problemino culturale che non è solo tecnico, c'è. Altra domanda che io mi sono sempre posta: le foto sappiamo più o meno tutti che contengono dei metadati, cioè praticamente dei dati che possono addirittura geolocalizzare, certo, diciamo, la posizione, problema, certo, ecco, certo. Esistono però delle app che possono essere scaricate per fare la pulizia di queste foto. Io per esempio mi sono sempre chiesta perché questa tipologia, diciamo, di applicazione non può essere data by default, cioè non possa essere messa a disposizione dei filtri eventuali, No, i filtri, questo diciamo anche a livello internazionale, vanno in base alle tipologie degli anni, però è evidente che se, diciamo, un bambino di 9 anni mi ha un'esperienza su una piattaforma social e non è guidato in questo tipo di forma, in questo tipo di esperienza, ovviamente non ha nemmeno possibilità, diciamo, di poter rispondere a tutta una serie di stimoli che gli arrivano, perché poi quando fanno l'iscrizione hanno 9 anni, però magari ne mettono 16 o 20, certo, per poter, certo, iscriversi. Sappiamo benissimo che all'interno comunque di quelle piattaforme siamo tutti profilati, quindi anche... E su questo volevo sentire Del Grosso, che è ancora con noi, no? Sì, certo. Ecco, Del Grosso, lei è un esperto consumerista, ha lavorato per tanti anni anche con, sì, ruoli, sì, di... Sì, adesso anche con l'Ado Sbef e Delio Lannutti. Esattamente, tipo, lei ha lavorato per tanto tempo, lavora tuttora, insomma è un esperto appunto della tutela dei consumatori. Ecco, la domanda che, diciamo, sorge spontanea anche ascoltando la dottoressa Pietrafesa è anche... Ma diciamo, queste grandi realtà tipo Facebook, tipo Google, comunque queste grandi consentono in realtà a una persona così sperduta come può essere un minore di poter accedere poi a determinate tutele. Cioè non è che diciamo si preferisce ad esempio la profilazione dei dati degli utenti a scapito poi eventualmente della tutela del singolo, del giovane, del piccolo consumatore, perché insomma sentiamo parlare tanto di sharing economy, però poi alla fine ci troviamo di fronte a piccoli consumatori che non hanno di fatto tutele e a grandi aggregazioni di carattere multinazionale che in realtà utilizzano anche i dati dei minori. E allora non è un po' un controsenso? Si fanno campagne di tutti i tipi, no? I giganti del web fanno campagne anche, però poi utilizzano i dati dei cittadini, soprattutto dei cittadini minori, per poter fare del business. Non è un controsenso del Grosso? Sì, certamente è così, però io penso che bisognerebbe dare una mano
a questi social, in questo senso che le istituzioni, forse chi è preposto, non ha la voglia, ma non ha il tempo o il modo di fare bene il loro dovere. Faccio un esempio, per esempio a Roma i vigili non possono stare attenti a tutto quello che succede nella città, a tutte le macchine in doppia e tripla fila, e hanno ideato un'applicazione che si chiama Io Segnalo, con cui il cittadino può segnalare ai vigili quello che non va bene, tutte le infrazioni. Che grosso, cioè, fossero le app il problema di Roma, saremmo tutti quanti felici, voglio dire. Però, cioè, è un aiuto, infatti poi dietro queste segnalazioni poi i vigili intervengono. E lo stesso dovrebbe essere sui social, cioè sui social non dovrebbe essere soltanto la vittima a segnalare qualcosa che non va, perché spesso i genitori hanno una scarsa consapevolezza, hanno scarso tempo e le vittime si vergognano. Ecco, dovrebbe essere possibile anche ai terzi segnalare tutto ciò che non va bene su questi social, e se gli stessi responsabili social se ne fregano, diciamo, non se ne occupano, dovrebbe essere possibile segnalarli alla polizia postale, a quant'altri, e ai comitati che ci dovrebbero essere ma non sono abbastanza sostenuti, ecco, che si dovrebbero occupare di queste segnalazioni e cercare di risolvere i problemi. In minima parte certamente, perché il problema non si potrà mai risolvere se non c'è la consapevolezza di tutti, i genitori, gli insegnanti, i ragazzi, però un aiuto deve venire da parte di tutti, tutti si devono far carico di un problema così importante come quello dello sviluppo psicofisico dei nostri giovani. Certamente non possono diventare degli uomini di domani se hanno queste tare. Queste tare originarie, però dobbiamo dare tutto il buon esempio, e il buon esempio deve venire anche per esempio dalle televisioni. Non è possibile che programmi di una certa importanza come Porta a Porta intervistano una volta i camorristi, una volta i padri degli assassini, e non è possibile vedere queste cose e rimanere insensibili e poi meravigliarsi che i ragazzi stanno lì a guardare e non cercano, non dico di imitare, ma di farsi suggestionare da certe cose. Ecco, peraltro su Twitter c'è una domanda per Baroni da parte di Aldo Ceccarelli, e dice: cosa fa invece di concreto il Movimento 5 Stelle per il contrasto al cyberbullismo? Allora, io rispondo molto volentieri alla domanda di questo cittadino, perché ritiene che il cyberbullismo sia appunto uno dei sintomi, per cui concretamente ha fatto una proposta di legge a prima firma l'orefice Maria Lucia della Commissione Affari Sociali, in cui non prevede, come vorrebbe la quota maggioranza, l'istituzione di un reato penale su questioni relative a materia di minori, che probabilmente sono anche l'area di un abbandono sociale e familiare. Quindi cosa vai? Vai a penalizzare il fatto che un bambino è stato abbandonato e che te lo segnala simbolicamente sui social, che questo ragazzo ha dei problemi di tipo sociale e relazionale. Soprattutto poi cerca di costringere le istituzioni, come il direttore dell'istituzione scolastica, nel momento in cui viene a conoscenza di una determinata situazione, sia all'indicazione di un insegnante specializzato all'interno dell'istituzione scolastica, che ovviamente sarà un volontario, sarà un insegnante che si occupa maggiormente di questi temi per passione e che potrà fare un po' da snodo, e soprattutto crea l'obbligatorietà della segnalazione ai servizi sociali del territorio, i servizi territoriali, perché purtroppo la situazione del bullismo informatico è molto spesso slegata, perché le stesse istituzioni non permettono che le giuste informazioni circolino in maniera corretta, per cui la polizia postale non sa quello che succede su Facebook, perché Facebook non trasmette i dati delle segnalazioni alle istituzioni di polizia.
ci sono tutta una serie di problematiche su cui il Movimento 5 Stelle cerca di migliorare, ma non ritiene che questo sia il problema. Questi sono i sintomi di un disagio molto più profondo della società italiana, delle famiglie italiane, dei ragazzi italiani. La proposta di legge sul cyberbullismo è stata messa in calendario in maniera sbagliata, perché non è una priorità del paese. La priorità del paese è far star meglio sti ragazzi, permettergli di fare sport, permettergli di fare attività dopo scolastica, permettere di regolare anche una famiglia serena, dà delle regole come padre, come madre, a un figlio e gli dice: tu a quest'ora spegni il cellulare, tu a quest'ora spegni la radio, tu a quest'ora spegni la TV, perché si sente anche più forte. Ecco, Barone, vuole dare, se dovessi dare un consiglio da psicologo invece a una famiglia, diciamo una famiglia normale, a un certo punto un padre o una madre che ha un figlio minore casualmente apre il computer, o comunque il ragazzo lascia aperto, e vede una chat su Facebook o qualsiasi altro social in cui come dire, c'è una certa violenza da parte di lei, come, cosa farebbe lei se fosse lei il padre di questo minore, e che consiglio può dare a una famiglia che si viene a trovare in una condizione come questa da psicologo? Ma guardi, c'è da capire effettivamente il circuito della violenza, perché nel momento in cui ci sono situazioni in cui delle persone vengono messe ai margini, dei ragazzi vengono messi all'angolo e vengono bullizzate perché stanno zitti, sicuramente io darei il consiglio di sbattere un piede sul pavimento e fare un po' di rumore, perché se no incentivi questo comportamento da parte del gruppo, per cui un minimo bisogna anche farsi sentire per disincentivare la passività magari di un ragazzo anche molto timido. Dall'altro lato, allo stesso momento, bisogna capire che questo tipo di comportamenti sono comportamenti A, vietati dalla legge, e in secondo luogo vietati, speriamo bene, dalla mamma e dal papà, che ti hanno accompagnato in un percorso di crescita facendoti distinguere il bene e il male. Per cui è ovvio che un ragazzo che tortura gli animali ha grossi problemi familiari, e molto probabilmente questi problemi familiari sono stesi anche alla famiglia di origine, perché quello è un tipo di comportamento addirittura considerato anche trans comportamentale, cioè non deriva, non è instillato nel ragazzo, il ragazzo l'ha imparato da qualcuno e gli è stato permesso di perpetuare quel tipo di comportamento. Quindi ritorniamo di nuovo allo stesso tipo di problema. Gli italiani stanno male, le famiglie italiane stanno male, se il genitore padre, genitore madre stanno molto male, non riusciranno a seguire con amore e con attenzione le esigenze di ascolto di un bambino, e non riusciranno a regolamentare il tempo libero, il tempo dello studio, il tempo dello sport del bambino. Il problema è moderno, ma la soluzione per quanto ci riguarda è antica, che le istituzioni che si sono allontanate dal popolo italiano ritornino vicini al popolo italiano, magari l'ho detto prima, con un reddito di dignità, con situazioni strutturali che possano prevedere che questa disoccupazione devastante, e che riguarda soprattutto le fasce più deboli della popolazione italiana, inizi a cessare, e non dobbiamo aspettare Draghi con i suoi giochetti finanziari per farlo, ma il governo italiano è assolutamente in grado di erogare molti soldi in maniera corretta invece di prendersi le tangenti su ANAS e continuare a spendere miliardi di soldi in maniera parcellizzata, in modo che nessuno è in grado di controllare dove vanno a finire questo flusso di denaro. E poi ci sono gli aspetti sociologici estremamente specifici che riguardano il caso per caso, e anche la situazione statunitense sociologicamente è molto diversa dalla situazione italiana, perché là hanno molta più geografia e molta meno storia di noi, per cui le piattaforme sono un legame molto importante rispetto a una densità di popolazione a romana, per esempio, che da sempre permetteva di andare giù in strada e di passare un pomeriggio con i propri coetanei, insomma. Certo. Ecco, la cosa che volevo invece chiedere a Del Grosso, perché ecco, abbiamo parlato di questa, magari si è parlato appunto dei ragazzi che possono torturare gli animali e quant'altro, però Del Grosso, noi in questi giorni abbiamo assistito a un caso, quel caso di quel povero ragazzo massacrato a Roma, diciamo, da persone che in qualche modo hanno veramente, adesso non vogliamo dare definizione, ma insomma una vicenda che secondo me veramente richiama fatti di sangue veramente famosi e veramente efferati. Però ecco, Del Grosso, fatto sta che in quella vicenda
qualsiasi elemento della, anche della vita stessa della povera vittima è stato messo in piazza, è stato portato di fronte all'attenzione. Ma la domanda che noi ci poniamo è: ma se i media, come dire, saltano completamente l'elemento di dignità della persona, sia esso un minore o anche magari un giovane che ha superato la maggiore età, ma che comunque in qualche modo anche insomma non è un politico, non ha fatto insomma cose per le quali deve essere ricordato, se i media riescono a scrivere qualsiasi cosa, addirittura della vittima di un fatto così efferato, attribuendogli epiteti di vario genere, addirittura parlando del fatto che questa persona sarebbe andato lì per soldi, cioè distruggendo la dignità delle persone, come si può pensare poi che i giovani siano in grado di poter al proprio interno avere un comportamento corretto, se sono i media i primi a dare l'esempio di un comportamento scorretto? Certo, innanzitutto volevo dire una cosa a sostegno di quello che diceva Barone. In effetti la soluzione è antica. Io ho un nipote di 10 anni che da 2 anni, quindi da 8 anni, ha il tablet in mano. Però è il primo a scuola, fa il tennis, fa basket, suona il pianoforte, ha così poco tempo che non riesce a rispondermi quando gli scrivo su WhatsApp. Ecco, quindi il giovane dovrebbe avere tante di quelle cose da fare, da non pensare alle sciocchezze. Per quanto riguarda i media, sfonda una porta aperta, non è possibile che all'ora di pranzo, quando la famiglia è riunita davanti al desco, si vede raccontare tutte queste scene penose e i particolari delle famiglie, delle vittime, quello che ha fatto a questo, quello che ha fatto a quest'altro. Io non mi posso mai dimenticare quando ero nel comitato scientifico RAI per filare un sistema di monitoraggio della qualità televisiva, che aveva in audizione uno dei vecchi direttori famosi del TG1, il quale, per scusarsi in qualche modo che i telegiornali fossero pieni di cronaca nera e di fatti raccapriccianti, lo sa come ci ha risposto? Ha detto: ma scusate, ma voi quando state in autostrada avete visto mai la fila che si forma sull'altra corsia per guardare l'incidente mortale sull'altra corsia? Questi sono gli italiani, sono amanti dell'orrido, sono amanti... Ecco, così noi abbiamo nei media persone che pensano soltanto agli ascolti e fanno a gara, c'è una gara tra emittenti private, servizio pubblico. Meno male che adesso un onorevole della maggioranza e della commissione di vigilanza ha fatto finta di scagliarsi contro la corona, ha fatto finta, secondo me, perché il problema è antico. Parliamo di Michele Anzaldi? Dell'amico Michele Anzaldi, che è anche un amico, perché anche lui era un ex difensore dei consumatori quando stava in Lega Ambiente. Voglio dire, ha fatto finta di scagliarsi, non so per quale motivo, se ne è accorto soltanto adesso che il servizio pubblico, come i servizi privati, sono pieni di cronaca nera nei telegiornali, nelle trasmissioni di infotainment, in qualsiasi tipo di trasmissione vengono, come dicevi tu, sviscerate tutti in retroscena delle famiglie, delle vittime, degli assassini, insomma. Poi però si impedisce, come è accaduto per l'Agicom, che poi è tornata sui suoi passi, grazie soprattutto all'intervento anche di diversi parlamentari, tra i quali anche parlamentari del Movimento 5 Stelle, sì. Si impedisce di parlare del referendum sulle trivelle. Ah, perché, cose serie, cioè. Perché ovviamente quello avrebbe violato la par condicio, secondo l'autorità per le garanzie e le comunicazioni. Fortunatamente c'è stato l'intervento nella commissione di vigilanza di diversi partiti, dobbiamo dire la verità, perché diversi, tra i quali il Movimento 5 Stelle, ma anche il Partito Democratico in quel caso, che hanno in qualche modo, sono in qualche modo riusciti. Allora, è difficile capire quale sia il metro di valutazione della televisione, cioè si consentono fatti di sangue, si consente di intervenire sulla vita di tutti e poi si impedisce al cittadino di avere conoscenza di temi che lo riguardano direttamente. Allora, voglio dire, se non c'è un controllo sui media dal punto di vista della tutela dei minori e quant'altro, Baroni, chi è che deve in qualche modo verificare che i minori possono essere in qualche modo oggetto di trasmissioni violente? Cioè, che cosa si può fare concretamente per cercare di prevenire fatti come possono essere fatti di sangue o
fatti di violenza associati al cyberbullismo. Sarzana, lei sa già che se lei mi parla di media tradizionali, a parte Radio Radicale e poi diverse altre radio, soprattutto la televisione, a me mi viene un eczema, un eritema, perché io ho spento la televisione, ho staccato l'antenna, in questo caso anche un minimo di protesta e di rabbia, con un pizzico di violenza. 7 anni fa, 8 anni fa, e non l'ho mai più riattaccata. Io se vedo qualcosa su uno schermo televisivo lo vedo in streaming ed è selezionato dal mio cervello, dalle mie esigenze di che cosa voglio vedere. Se voglio vedere un documentario, se voglio vedere presa diretta, se voglio vedere report, se voglio vedere... caso strano, non vado mai a vedere un TG da anni, perché so benissimo che è roba affastellata con un format continuativo che ha veramente pochissimo valore informativo. Veramente pochissimo valore informativo. Quindi cosa fare sui media? Sicuramente fare veramente harakiri, nel senso i media italiani dovrebbero suicidarsi, questa istigazione al suicidio, perché sono al 70° posto nella libertà di stampa e di informazione al mondo e per quanto mi riguarda sono veramente pochi quelli che lavorano per alzare questa classifica in Italia. E quindi cosa succede? Succede un fatto di risposta, cioè che le persone che sono state abbandonate, una risposta rabbiosa contro le istituzioni da un punto di vista simbolico può essere anche un fattore importante di comunicazione vera, autentica nei confronti delle istituzioni, perché le trivelle, gli italiani, non le vorrebbero nel male, ma le vorrebbero sui tetti delle istituzioni governative e parlamentari per vedere se esce effettivamente del vuoto compresso o se invece esce, come al solito, corruzioni, conflitti di interessi e queste cose qui. Perché abbiamo visto anche oggi, mi permetta di dirlo, poi ognuno ha le proprie opinioni, che la proposta di legge sul bullismo informatico è una proposta di legge che serve a mascherare il fatto che il governo non si occupa dei problemi reali, ma di quelli che fa moda, di quelli che fa tendenza, e magari c'ha pure la tendenza a mettere la manina perché vorrebbe mettere il bavaglio, così come è riuscita a mettere il bavaglio nei media tradizionali della televisione, perché è difficile sentir parlare in libertà e i pochi giornalisti che cercano di fare giornalismo in libertà spesso vengono anche fatti fuori e poi viene messa poi la Daria Bignardi al posto di altri giornalisti, quindi sempre di male in peggio, con una politica italiana che fa tanto peggio tanto meglio, cioè più le cose vanno male più la maggior parte dei politici italiani ne traggono anche un giovamento, un beneficio. Questa cosa è una perversione spaventosa, per cui prima di occuparsi della perversione online di chi si sfoga effettivamente, perché quello poi è un discorso, mentre invece quelli che fanno bullismo contro delle vittime stanno emulando un comportamento a volte di genitori culturalmente violenti a volte, quindi c'è da tenere in considerazione anche questo. Quello è uno specchio di una società che sta dicendo mors tua vita mea, e nessuno si occupa degli ultimi, nessuno si occupa dei problemi veramente, dell'infelicità e delle difficoltà, dei bisogni del nostro popolo italiano. Perdonatemi, forse sono stato un po' peraltro strappalacrime. Sì, no, io pochi minuti. Prego. No, nel senso, ma informavo che mancano 3 minuti. Pietrafisa, rapidissimamente, secondo lei il cyberbullismo oggi è un problema reale o no? Allora, è un problema reale, lo dicono i dati. Il punto è un altro, che rispetto ai media tradizionali, alla televisione, l'interazione non è passiva, perché internet apre al mondo ed è una grandissima opportunità, laddove appunto viene colta con consapevolezza. Il punto qual è? Che come apre al mondo, siccome il mondo è fatto di tanti aspetti, può esserci non solo un uso positivo ma una distorsione d'uso. È su questo purtroppo che bisogna, purtroppo, cioè dovremmo lavorare tanto, è su questo, perché come il coltello io lo posso usare per tagliare la mela e cibarmi, ma lo posso usare anche per far del male e uccidere qualcuno. Il punto è questo, che bisogna andare su un discorso di educazione e consapevolezza. Una cosa che io non capisco è, non voglio fare il discorso del fatto che l'italiano si ferma poi a vedere l'incidente mortale, è però vero che i video su YouTube più visti sono i video nei quali c'è una violenza assoluta da parte di ragazzi nei confronti di altri. Perfetto, ma siamo il paese ai massimi livelli per il turismo sessuale per i bambini, ne vogliamo parlare? Cioè, quello che viene detto, diciamo, del degrado comunque della società italiana mi sembra che sia sotto gli occhi di tutti.
Io sono figlia, diciamo, di un percorso in cui non sono stati offerti tanti modelli da un punto di vista culturale. Ho 36 anni, quindi vengo, diciamo, fuori da un ventennio che ha portato avanti, a prescindere dal discorso di ideologia politica, modelli culturali che non hanno respiro. E questo poi si riscontra, e le generazioni dopo che modelli hanno? Baroni, che modelli che hanno? Che modelli hanno? È un ingrato compito, sia a livello politico. Allora, quella di trasformare la rabbia, che è la prima risposta a un'ingiustizia subita, nel tentativo di fare squadra con persone di fiducia, che possono essere adulti, possono essere altri ragazzi che sono consapevoli di quello che sta succedendo, per trasformare una società e per trasformare veramente la situazione di abbandono che abbiamo in questa società in questo momento, e costringere le istituzioni a fare effettivamente quello che devono fare, ovvero il bene comune. Questa è quella che può dare un pizzico di rabbia nel momento in cui le cose non vanno bene, però attivarsi, spegnere la televisione, andare nei quartieri e utilizzare i social per incontrarsi di persona e parlare di persona, perché tra comitati, possibilità di incontro serali di tante persone che spengono la TV, ce ne sono tanti, per cui ritorniamo sul territorio, cerchiamo di capire che cosa ha bisogno il nostro territorio, e a volte ci possiamo portare anche nostro figlio se non facciamo troppo tardi, perché se li abbandoniamo a casa e fanno mezzanotte davanti al telefonino, poi riproduciamo il problema. Bene. Abbiamo terminato oggi la trasmissione, che è stata ricca di spunti, di interesse, e siamo sicuri che potremo approfondire il tema. Io ringrazio Remigio Del Grosso, che è stato in collegamento con noi, Emma Pietrafesa, che ci ha anche lei allietato con i dati, soprattutto del cyberbullismo. Rimaniamo e ringraziamo Massimo Boroni per la franchezza con la quale ha perorato, diciamo, il tema comunque della prevenzione e dell'aiuto comunque ai giovani coinvolti in cyberbullismo. Grazie a voi, alla prossima volta. Use Law Web Radio, avvocati in diretta. E noi ringraziamo Radio Radicale con la trasmissione che ci hanno concesso di Presi per il Web nella puntata del 13 marzo del 2016. Oggi era una trasmissione sperimentale, ma vi ricordo, cari amici, all'ascolto di Use Law Web Radio, che grazie a una collaborazione proprio con Radio Radicale e con Presi per il Web, da domenica prossima in pianta stabile alle 19.30 trasmetteremo in diretta a reti unificate proprio Presi per il Web. Quest'oggi abbiamo trasmesso Cyberbullismo e minori sul web a cura di Fulvio Sarzana e Marco Scialdone. Ospiti in studio sono stati Massimo Enrico Baroni del Movimento 5 Stelle ed Emma Pietrafresa, ricercatrice degli Stati Generali dell'Innovazione, con un collegamento telefonico con Remigio Del Grosso. La puntata di Presi per il Web di domenica 13 marzo del 2016 ha ospitato quindi anche, oltre al ridetto Remigio Del Grosso, vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Utenti Agicom e vicepresidente del Comitato Media e Minori Mise, anche Massimo Baroni, deputato del Movimento 5 Stelle, Marco Scialdone, che è responsabile di computerlaw.it, informatica e diritto, Fulvio Sarzana, avvocato consigliere dell'Asso Provider, e l'abbiamo detto, Emma Pietrafresa, ricercatrice degli Stati Generali dell'Innovazione. Colleghi, per noi questa sera è davvero tutto, la trasmissione termina adesso, sono le 22:36 minuti e 27 secondi, ci rincontreremo ancora domani mattina alle 7:45, perché dal lunedì al venerdì alle 7:45 per l'appunto va in onda Svegliati Avvocatura. Use Law Web Radio è la radio dell'avvocatura fatta da colleghi a colleghi, anche con speciali e straordinari. Ricordiamo che oggi alle 18:30 è andato proprio uno speciale di altissimo livello sulla riforma della magistratura onoraria. Ancora una volta grazie a tutti quanti voi, buonanotte e buona settimana per domani. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi, e le frequenze di Use Law Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati, in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 7:45.
Tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Uslo Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.